Nato a New York nel 1943 dall'unione felice di due artisti, Ann Clark e Roberto Matta, Gordon Matta Clark si laurea in architettura alla Cornell University di Ithaca nel 1968, mostrando subito uno sguardo critico verso l'architettura dell'epoca, la cultura americana del benessere e gli stessi valori positivisti. Nel 1973 costituì l'Anarchitecture Group, artisti eterogenei che utilizzavano la fotografia, le performance e la scultura come mezzi espressivi. In una New York provata dalla profonda crisi economica, la speculazione edilizia appariva un facile rilancio economico. Di contro, il gruppo, con sguardo distaccato, criticava con originali performance il fallimento dell'architettura. Lo scandalo non stava tanto nelle disattese promesse della stessa, ma nell'assenza totale di critica verso la cultura del tempo. Matta Clark, progettando, come nel caso dell'opera a matita su carta qui presentata, e bucando i muri e la conseguente separazione interno-esterno nei suoi celebri building cuts, denunciava l'apparente solidità di un'architettura fatta di strati, incastro o giustapposizioni di diversi materiali. Rivelando al pubblico i problemi della società, lo squallore dei suburbi delle città, in un legame fortissimo fra arti visive, architettura e filosofia. Lo spazio, tagliato e ricucito, diventa mentale, quasi una manifestazione simbolica o un'anarchica architettura.